Allora, diciamo sì che pochi secondi prima che dicesse il mio nome, Cattelan, ero. Ma non so cosa stavo pensando in realtà, stavo pensando più alla festa di dopo, perché diciamo che essendo stato 2 mesi là, eravamo chiusi, eravamo arrivati al limite, proprio arrivati a quel momento, sia con gli Urban perché avevamo stretto molto, quindi non ci interessava chi fosse il vincitore effettivamente, anche se poi è stata una bella scoperta sapere che ero io, stranamente. Però diciamo che è stato bello anche il dopo, soprattutto il dopo, bello. Finalmente possiamo potuti liberare e scatenare un po'. Allora, sì, sono diventato molto amico con Davide, Shorty e gli Urban. Abbiamo creato questa bel squad perché, insomma, affrontare qualcosa di così intenso a livello psicologico è stato più facile. Diciamo, ci siamo divisi, ecco, questo peso. Il rapporto continua a essere bellissimo, cioè ci sentiamo sempre, praticamente quasi giornalmente, perché stiamo portando avanti questo progetto del Bael Tour. E diciamo che questo nome Bael è un intercalare che io dico sempre, tipo, è tipo dire bel, oppure non lo so a Milano come si dice, come può essere una. Sì, un figo, ecco, diciamo, però più che un aggettivo o qualcosa per descrivere qualcosa, è proprio un'attitudine, ecco, come stai oggi, Bael, Bael. E quindi è nata questa Bael Squad e tutto il resto, diciamo. Il Bael Tour si deve fare. Assolutamente, c'è una cosa che dobbiamo fare, anche perché sarebbe, diciamo, una bella continuazione di quello che è nato all'interno di X Factor, anche insomma, per dare l'idea che comunque ciò che è venuto è stato reale, è stato vero, è stata una bellissima sorpresa anche questo per noi. Diciamo che il mio inedito è stata una ballata in italiano. È stato sì, io nel programma ho fatto un percorso, che poi alla fine c'è stato anche quell'altro. Il problema è questo, che avendo più anime, come posso dirvi, dentro di me, o comunque conosco anche molta gente a cui piace sia una cosa che l'altra, allora siccome a me piace una cosa e l'altra, non ho pensato in quel momento, ah, devo seguire il percorso, più che altro ho seguito quello che a me piace fare. Ecco, e quindi, dato che mi piace fare entrambe le cose, è un po' difficile comunicare questo, perché molti hanno l'idea che, ah, fai rock, allora devi fare rock e basta. Però è una visione un po' limitata della musica, è come se non potessi mangiare che ne so, un minestrone al posto della carbonara ogni giorno. Poi fa male la carbonara ogni giorno, lo dico. Quindi è meglio variare, ecco. Sì, in questo pezzo nel testo è intervenuto Pacifico. E diciamo che io non avevo mai collaborato riguardo ai testi con qualcun altro. Di solito quello che scrivevo lo lasciavo com'era, anche perché non c'era l'interesse di nessuno a cambiarlo. Però è stato cambiato anche perché io avevo proprio la curiosità di lavorare con un autore che non ero io, diverso. Quindi quando mi è stato proposto ho accettato, ho detto vediamo. Veramente è stato molto bravo, ha cambiato delle cose riguardo a semplicemente ai temp il tempo dei verbi e basta, più o meno. È qualcosa nel ritornello, qualche parola, ma è stato molto garbato, ecco, non è stato invasivo per niente, è stata la prima cosa che ha detto, non voglio cambiare niente. E quindi mi sono trovato bene, è andata bene questa prima esperienza con lui, lo rifarei anche. La mia canzone parla della mia città, sono molto attaccato alla mia città perché riesco a intravedere tra le cose che magari molti reputano così, molto superficialmente riesco a vedere delle cosine, delle cose che mi fanno andare avanti nel mio lavoro, ecco, riesco a vedere delle sfumature divertenti che posso usare nella musica o nel teatro, in tutte queste cose che a me piacciono molto. E poi il fatto di aver viaggiato molto con le band, di essere andato all'estero, di aver girato molto in Europa, di aver fatto tanti concerti, mi ha permesso di apprezzare di più il luogo in cui ero, ecco, è il luogo in cui ero nato. Dopo aver visto tanto, sono riuscito a vedere più cose nella mia città, ecco, che ho trovato rispetto a molti altri posti in cui sono stato anche più interessante, ecco, quindi sono contento del luogo in cui sono nato. Diciamo che sì, forse non avevo proprio il pezzo giusto, giusto, giustissimo per me e non era secondo me neanche il caso di, insomma, buttarsi subito nella mischia. Ma non perché non ci fosse la voglia, ecco, ma perché
perché vorrei prendere ancora un po' di confidenza con ciò che mi circonda ora, ecco, e quindi sapere come muovermi bene al 100%, avere anche qualcosa che ho scritto io mi piacerebbe molto, quindi diciamo che c'è tutto il tempo per farlo, bisogna affrettare le cose. Allora, sì, abbiamo cominciato già a lavorare sul nuovo per l'album. Abbiamo, diciamo, non ci siamo ancora, non mi sono fermato un attimo da quando è finito tutto, quindi abbiamo subito cominciato a scrivere, sono tornato dalla mia band e abbiamo cominciato a scrivere i pezzi nuovi, sono usciti e infatti sono contento anche di quello che stiamo facendo. Diciamo che i progetti per il futuro sono fare il live più presto possibile e fare subito concerti perché quella è la mia dimensione proprio in cui io mi trovo meglio, il live è la cosa più bella che mi piace della musica in generale. Insomma, spero che esca subito anche l'album. Spero che queste cose devono essere fatte in fretta. Ecco, voglio che siano fatte velocemente. Però, insomma, aspettiamo di vedere come viene preso tutto quello che stiamo preparando. Ci stiamo mettendo veramente tutto quello che abbiamo e vediamo. Questa è stata una cosa un po' che sono entrato un po' in conflitto con questa cosa qui, ma perché io, per come sono io, per non, perché, oddio, che sia apprezzato, ma a me fa piacere, non è quello, però siccome non ho mai puntato su questo io, mai, cioè per quel che riguarda la musica non ho mai detto ok, allora faccio qua, così vado là, così sono facilitato, sono anche bel ragazzo, eccetera, così ce la faccio prima, non è stato mai quello, quindi per abituarmi a quest'idea ho dovuto metterci un po'. Però che devo fare? Cioè io così sono, cioè se volete mettere il mi piace, io non posso farci niente, fatelo. E io sono contento comunque. Poi però i concerti è un'altra cosa, ragazzi. Bello, sex symbol, è strano come effetto. Sex symbol proprio, quindi. Pesante. Va bene, dai, ok, lo accetto, lo accetto. Ok, quindi io me ne vado, All Music Italia, è stato un piacere. Grazie. Ci vediamo prestissimo, spero, a un concerto. Beh, ciao.